Ad Antiochia di Siria è nata una bella comunità cristiana, numerosa, fervente, attiva. Barnaba e Saulo ne erano gli animatori e anche altri erano profeti e dottori in quella chiesa. Ad Antiochia maturò l'idea di iniziare la missione alle genti e mandarono proprio Barnaba e Saulo in avanscoperta. Fu una prova per verificare se quello che era capitato nella loro città poteva ripetersi anche in altre realtà, se cioè il progetto di Dio comportava una predicazione a tutti del Vangelo. Barnaba e Paolo sono partiti, abbiamo visto nell'incontro in precedente il... Testo dei capitoli 13 e 14 degli Atti, in cui viene narrato questo primo viaggio missionario dei due grandi apostoli. Da Cipro sono arrivati in Asia Minore, nella grande Anatolia, l'attuale Turchia, hanno toccato le città di Antiochia e di Pisidia, Iconio, Listra, D'Erbe. Poi sono tornati indietro. Alcuni anni hanno impiegato per questo itinerario, per questa plantazio ecclesie, cioè hanno piantato la chiesa, hanno messo a dimora delle pianticelle nuove, sono nate tante chiese in queste varie città, sono delle comunità ben organizzate. Ritornati a casa, verso la fine degli anni 40, cioè ad Antiochia, Paolo e Barnaba raccontano tutto quello che hanno fatto. Raccontano ciò che il Signore ha operato attraverso di loro. E sostanzialmente dicono: l'esperimento ha funzionato. Effettivamente l'annuncio del Vangelo attecchisce. Porta frutto. Ci sono delle persone che accolgono l'annuncio e aderiscono a Gesù. Quindi deve essere la strada giusta. Paolo e Barnaba hanno annunciato il Vangelo, hanno battezzato queste persone, hanno fatto nascere la comunità, hanno celebrato l'Eucaristia, hanno dato l'incarico ad alcuni uomini presbiteri di presiedere l'Eucaristia. Hanno organizzato la Chiesa. Ora nasce un problema e il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli è dedicato proprio a questo snodo centrale e decisivo della vicenda. Perché alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina, se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè non potete essere salvi. Cioè, alcuni cristiani di origine giudaica sostengono che prima di essere cristiani bisogna essere ebrei. L'idea di fondo è che il Messia è venuto per gli ebrei. Il Cristo salva gli ebrei. Se adesso diciamo che salva tutti... Bisogna che tutti diventino ebrei. È possibile che questa salvezza portata da Cristo raggiunga tutti, ma è necessario, dicono loro, che chi vuole essere salvato prima diventi ebreo, cioè accetti la legge di Mosè e faccia l'iter del proselita, secondo la tradizione giudaica studi la legge, si impegna ad applicare tutte le norme della legge di Mosè, la distinzione dei cibi puri e impuri, l'osservanza rigorosa del sabato, la circoncisione. E quindi, questi cristiani giudaizzanti sostengono che prima di ricevere il battesimo bisogna ricevere la circoncisione. Bisogna farsi circoncidere e accettare in tutto la legge di Mosè. Dopodiché si può riconoscere Gesù come il Messia e farsi battezzare per ottenere la sua salvezza. Paolo e Barnaba non erano affatto d'accordo su questo. E non dimentichiamoci che Paolo e Barnaba sono giudei. E in origine erano ben convinti della loro tradizione religiosa. Barnaba ci viene detto semplicemente che era levita, quindi un sacerdote, abituato alla separazione, alla purità legale. E Saulo era un fariseo, uno scrupoloso dottore della legge, accanito sostenitore delle tradizioni dei padri. Quindi due uomini legati al mondo giudaico che per tutta la loro vita fino al momento in cui hanno incontrato Gesù Cristo erano stati osservanti della legge di Mosè. Ma la conoscenza del Vangelo di Gesù ha aperto loro la mente, ha fatto capire che l'opera salvifica di Gesù va al di là della legge, non la abolisce non la annulla, ma la completa, la porta a compimento, la realizza e quindi in alcuni ambiti la supera, come la distinzione dei cibi, quell'osservanza materiale del sabato, la necessità della circoncisione. Ritengono che per essere cristiani sia necessario solo Cristo. La questione fondamentale è qui. Che cosa serve per essere cristiani, ovvero per ricevere la salvezza cristiana? Aderire a Gesù Cristo. Non servono altre pratiche. Il battesimo è un segno sacramentale della adesione di fede al Cristo. La circoncisione diventa inutile e il punto è molto delicato, perché in quella occasione i giudaizzanti chiedevano che Paolo e Barnaba circoncidessero tutti quegli stranieri, cioè insegnassero prima la legge ebraica e poi li avvicinassero a Cristo. E invece i due apostoli, forti della loro esperienza, nel mondo pagano dicono non serve, ormai quello schema è superato, non dobbiamo passare attraverso il giudaismo per essere cristiani e quelle persone che non sanno niente del giudaismo possono conoscere Gesù senza passare attraverso la legge di Mosè scoppia una questione, perché Paolo e Barnaba si oppongono risolutamente, discutono animatamente contro costoro e costoro non accettano di cedere. Per cui ad Antiochia si viene a creare un autentico dissidio all'interno della Chiesa. Ci sono due linee operative conservatori e progressisti. I conservatori vogliono tenere tutto come prima e i progressisti vogliono fare un passo in avanti e riconoscere che la novità di Cristo libe da quello schema giudaico antico. Le due parti sono contrapposte e non riescono a trovare una soluzione, per cui si decide di andare a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani e porre la questione. Paolo e Barnaba vengono dunque mandati a Gerusalemme per chiarire la questione con le autorità principali. Nel viaggio lunghissimo che eh, percorrono da Antiochia a Gerusalemme, Paolo e Barnaba attraversano molte regioni, incontrano diverse comunità in Fenicia e in Samaria e raccontano la loro esperienza. Giunti a Gerusalemme furono ricevuti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli Anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Raccontano quella esperienza straordinaria della evangelizzazione dei pagani in Anatolia e raccontano anche la discussione che hanno avuto con alcuni giudaizzanti. Altri presenti a Gerusalemme hanno la stessa idea dei giudaizzanti. Si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano divenuti credenti affermando è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Anche a Gerusalemme ci sono queste due posizioni. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. La riunione solenne degli apostoli e degli altri responsabili chiamati presbiteri equivale ad un primo concilio. Abitualmente questo fatto si chiama concilio di Gerusalemme. È considerato il primo momento conciliare nella storia della Chiesa, in cui di fronte ad un problema nuovo che è emerso, le autorità ecclesiali devono prendere una decisione e si deve chiarire il problema perché non è ben chiaro quale sia il modo di procedere. Ci sono ragioni che favoriscono una parte e ragioni che ne favoriscono un'altra. Quindi è necessaria una discussione e uno studio attento. I criteri sono quelli della parola di Gesù e delle scritture. Bisogna rifarsi ai fondamenti. Bisogna ritornare alle origini. Diversi elementi storici ci permettono di datare questa riunione apostolica a Gerusalemme all'anno 49. Sono passati quasi vent'anni dalla Pasqua di Gesù. In vent'anni di storia della Chiesa le cose sono cambiate. Ci sono situazioni nuove, sono emersi dei problemi che prima non c'erano. E per risolvere questi problemi nuovi bisogna riandare alle origini, riprendere Gesù come fondamento, il suo insegnamento, la parola di Dio conservata nelle scritture dell'Antico Testamento e cercare in quegli elementi fondamentali i criteri per risolvere il problema attuale. Luca presenta una breve discussione e la esemplifica con alcuni discorsi. Dopo lunga discussione, Pietro prende la parola e racconta il proprio caso. Pietro ricompare qui dopo che aveva lasciato Gerusalemme all'epoca della persecuzione di Erode Agrippa I. Adesso è rientrato a Gerusalemme ed è questa l'ultima occasione in cui compare nel libro degli Atti. Racconta la sua storia con Cornelio quell'episodio narrato al capitolo 10, è già stato oggetto di un discorso di Pietro al capitolo 11, quando cioè l'Apostolo ha dovuto difendersi di fronte alle accuse che gli avevano mosso i suoi confratelli di Gerusalemme, per sostenere che la strana vicenda del centurione Cornelio è un segno dei tempi. È un modo con cui il Signore ha voluto dare delle indicazioni precise, cioè di apertura verso i pagani. E se Cornelio Romano ha ricevuto lo Spirito Santo ancora prima del battesimo, si vede chiaramente che non serve circonciderlo, perché era disposto ad accogliere Gesù ed è stato colmato dello Spirito di Gesù. Quindi il battesimo che Pietro gli ha conferito è stato il segno ufficiale dell'accoglienza nella comunità cristiana. Per cui Pietro conclude dicendo, noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati. E nello stesso modo anche loro. Noi non siamo salvi perché circoncisi. Gli apostoli sono tutti ebrei. Quelli che appartengono a questo gruppo hanno tutti esperienza della tradizione giudaica. Però, dice Pietro, noi abbiamo accolto la grazia di Cristo e riteniamo che sia questa che ci salva, non la nostra appartenenza al popolo giudaico e l'osservanza della legge. Se noi crediamo di essere salvati dalla grazia di Gesù Cristo, lo stesso vale per loro. Anche loro sono salvi in forza della sola grazia di Cristo. Tutta l'assemblea tacque e a questo punto prendono la parola Barnaba e Paolo. I quali riferiscono i miracoli e i prodigi che Dio ha compiuto tra i pagani per mezzo loro. Pietro ha raccontato un episodio, quello con Cornelio. Barnaba e Paolo ne hanno decine di episodi del genere. E raccontano di Cipro e di Antiochia e di Pisidia e di Listra e di Iconio e di Derbe, e fanno i nomi e raccontano fatti, situazioni di persone che si sono avvicinati al Signore in modo straordinario. Quando finiscono di raccontare tutte quelle vicende, si alza Giacomo. Giacomo è il capo della comunità di Gerusalemme, è il rappresentante del gruppo più conservatore, è chiamato fratello di Gesù perché appartiene al clan familiare, probabilmente Giacomo è figlio di Cleofa, fratello di San Giuseppe, quindi è cugino di Gesù. E in quanto parente stretto in quell'ambito semitico è il naturale erede del capo, quindi continuatore dell'opera di Gesù è suo fratello, cioè suo parente stretto, Giacomo. E lui, alzandosi, sostiene la stessa idea. Fa forza su un argomento biblico. Riporta una lunga citazione dal finale del libro del profeta Amos, in cui si dice che il Signore rialzerà la tenda di Davide. Perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il nome di Dio. Allora, Giacomo, in forza delle scritture, non solo in forza della esperienza, dice: Ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi da alcune cose. È una scelta saggia e moderata. Non dobbiamo pretendere di imporre la legge di Mosè ai greci. Noi stessi non la osserviamo più alla lettera abbiamo imparato a riconoscere che era un elemento transitorio e element, molti aspetti li abbiamo superati in forza di Gesù, per cui dobbiamo lasciare che questi aderiscano a Gesù senza quegli impedimenti della legge. Però saggezza vuole che si chieda un po' di rispetto, perché noi abituati a nella tradizione giudaica eh, abbiamo una certa eh, ritrosia di fronte agli animali soffocati, al sangue, a situazioni palesemente contrarie alla legge. Allora, dal momento che non è necessario eh, mangiare carne di maiale e chiediamogli che, per rispetto nostro, non la mangino, non diciamo che è indispensabile per essere salvi non mangiare il maiale. Però, per rispetto di quelli che ritengono scorretto mangiare le carni suine, chiediamogli che si adattino. E questa posizione eh, moderata che propone un certo equilibrio e rispetto piacque gli apostoli, gli anziani e tutta la chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e a Barnaba. È giusto che mandino qualcuno da Gerusalemme insieme ai due, perché i due tornano ad Antiochia dicendo abbiamo ragione right, noi, gli apostoli hanno detto che la linea nostra è quella corretta. Chi garantisce? È giusto che da Gerusalemme vadano altri della posizione contraria che attestino che tutta la Chiesa ha ritenuto come migliore quella linea proposta da Paolo e Barnaba. Vengono dunque eletti Giuda, detto Barsabba, e Sila, due nuovi personaggi di cui non conosciamo altro, che entrano nella vicenda apostolica e sono l'attore di una lettera, un documento conciliare. La riunione degli apostoli a Gerusalemme porta ad una lettera che Luca riferisce per esteso. È indirizzata ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dalle genti. Salute a voi. Abbiamo saputo che alcuni, da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi, sconvolgendo i vostri animi. Ci siamo riuniti, abbiamo esaminato la situazione, abbiamo deciso quanto segue. Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, cioè, illuminati dallo Spirito, noi abbiamo deciso di non imporvi nessun altro obbligo all'infuori di queste cose necessarie. Ed elencano appunto quattro atteggiamenti: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, cioè dalle carni con il sangue, dagli animali soffocati e dall'impudicizia nel senso di matrimoni fra consanguinei. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose. State bene. Paolo e Barnaba, insieme a Barsabba e Sila, scendono da Gerusalemme e ritornano ad Antiochia, riuniscono la comunità e leggono la lettera apostolica. È un momento di vita di Chiesa, è una delle prime lettere dei primi documenti conciliari. Viene letta all'assemblea e tutti si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per tornare to da quelli che li avevano so, inviati. Quindi Giuda, detto Barsabba, e Sila sono incaricati semplicemente di accompagnare the come testimoni del concilio. Consegnano la lettera e spiegano la linea apostolica. Line. Dopodiché possono tornare a Gerusalemme. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia e continuano quell'opera di insegnamento e anche Sila rimane con loro perché all'inizio del secondo viaggio missionario Sila diventerà un collaboratore di Paolo per l'opera della grande missione. Dopo un certo periodo... Infatti Paolo e Barnaba decidono di riprendere la missione. Hanno un piccolo diverbio a proposito di Marco. Ricordiamo che nel primo viaggio, quando erano arrivati ad Attaglia, Marco, spaventato dal difficile viaggio di attraversamento del Tauro, ritornò indietro. Barnaba è cugino di Marco e sarebbe propenso a perdonarlo e a portarlo di nuovo con sé. Paolo è molto più duro. Se ci ha lasciato una volta non viene più con noi. Paolo e Barnaba entrano in una discussione e ritengono che sia meglio separarsi. E allora si formano due gruppi. Barnaba con Marco ritornano a Cipro e riprendono l'opera di evangelizzazione di quell'isola. Paolo insieme a Sila ritornano nelle altre città dell'Anatolia centrale e inizia quello che a partire dal capitolo 16 gli atti raccontano come il secondo grande viaggio missionario in cui il Vangelo arriva in Europa.